firmato un protocollo d'intesa tra il commissario straordinario Giovanni Legnini e la Guardia di Finanza per monitorare l'utilizzo dei finanziamenti destinati all'isola di Ischia dopo l'alluvione dello scorso novembre. Un obiettivo importante per evitare ogni infiltrazione malavitosa e dare risposte importanti, celere e puntuali ai cittadini isolani. Ascoltiamo ai nostri microfoni il commissario straordinario Giovanni Legnini. È un accordo molto importante che arricchisce il numero dei presidi di legalità, efficientando lo scambio di informazioni, flussi informativi sui controlli ex post delle erogazioni, delle provvidenze ai cittadini e alle imprese sull'isola di Ischia. Sono assolutamente convinto che si può e si deve semplificare, si può e si deve attribuire ai cittadini e ai professionisti la responsabilità di accertare e richiedere le provvidenze, ma bisogna garantire un controllo successivo. Semplicità e legalità, questo è il mio convincimento. Modo per velocizzare, insomma, quanto bisogna fare sull'isola. Sì, si può velocizzare con la semplificazione, si può velocizzare evitando gli eccessi di burocratizzazione e attribuendo ai soggetti beneficiari la responsabilità di attestare, certificare, asseverare a condizione che ci sia un controllo efficace. E la finalità, una delle finalità di questo protocollo è esattamente questo. È una misura preventiva, tuttavia qualche segnale insomma, io non allontano sempre la cultura del sospetto, ma insomma qualche segnale che induce a ritenere che è giusto fare un controllo lo abbiamo ricevuto. L'apporto che possono dare le fiamme gialle sul protocollo firmato lo spiega il comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale di brigata Paolo Borrelli. Vogliamo costruire un sistema di alert preventivi, quindi sulla base di dati, notizie, un interscambio anche di alert di rischio, proprio volto ad arginare sul nascere e a contrastare la commissione di fenomenologie illecito fraudolente. Certamente, come in ogni occasione in cui si tratta di destinare risorse dello Stato, ci sono appetiti della criminalità economica e su cui ovviamente abbiamo l'expertise necessaria per poter intervenire in maniera puntiforme. Il protocollo prevede dei referenti operativi. I referenti operativi sono rappresentati dalla compagnia di Ischia, che è il reparto del corpo che territorialmente insiste ovviamente sull'isola e che quindi in primo luogo effettuerà questi controlli, ma ci sarà anche il supporto del nostro reparto specialistico per la provincia di Napoli, che è il nucleo di polizia economico-finanziaria, che all'occorrenza, con un'articolazione che il gruppo tutela spesa pubblica, fornirà un contributo, come dire, anche più mirato.